Siamo a Reggio Calabria, al Liceo Scientifico Da Vinci, con il presidente Gallo che è venuto a conoscere questa realtà. Questa realtà che ha progettato fin dal 2011 il liceo biomedico, che oggi è una realtà a livello nazionale, un percorso che coinvolge 140 licei classici e scientifici di tutto il paese e coinvolge addirittura per 98 province italiane con gli ordini dei medici e coinvolge circa 12.000 studenti. Cosa pensate voi del governo di questo progetto e di questo percorso? Anche come presidente della commissione, della settima commissione istruzione, cosa ne pensate e soprattutto se può avere questo percorso degli sbocchi anche di carattere ordinamentale? Noi ne pensiamo il più bene possibile, abbiamo invitato infatti questa realtà nella Commissione Cultura perché stiamo affrontando la riforma del numero chiuso all'università. Questo paese vive un dramma importante, abbiamo solo il 20% di laureati e siamo penultimi in Europa, dopo di noi c'è solo la Romania. Un paese non può garantire, non può uscire dalla stagnazione, non può garantire uno sviluppo economico sostanziale se non investe nell'istruzione e nella formazione dei ragazzi. Questo liceo lo fa con talento e quindi è importante che esperienze come queste possano essere propedeutici per uno sviluppo dell'inserimento dei ragazzi nel mondo delle università sanitarie che in questo momento sono a numero programmato e che noi vogliamo realizzare una riforma che porti a portare il merito all'interno di questa programmazione, ampliare il numero. Quest'anno sono già stati ampliati del 20% il numero dei posti dell'università per il settore sanitario e sono aumentate le borse degli specializzandi. Abbiamo circa a regime 100 milioni in più, ma sono state trovate anche delle risorse quest'anno, quindi con 90 borse aggiunti, 900 borse aggiuntive. La strada è quella di riformare, agganciare il sistema scuola con il sistema universitario per rendere eccellente il nostro paese, ma anche per aumentare il numero di studenti che si impegnano tanto nei percorsi scolastici superiori e tanto nell'università, perché questo paese ha bisogno delle competenze e ha bisogno di sfruttarle qui in Italia e dare possibilità di sprigionare l'energia a tutti i ragazzi nel sistema paese e nel sistema economico del nostro paese. Grazie tante, Presidente, e buon lavoro.